Buonasera, benvenuti al TG LIS. In ordine al rinnovo per l'anno in corso dei contratti di solidarietà, il sindacato di base USB dell'ILVA si dichiara disponibile a firmare l'accordo solo dopo la presentazione del piano industriale e la copertura del 10% di retribuzione persa, cioè circa 110-120 euro mensili, e comunque sempre dopo aver ricevuto l'ok dei lavoratori nelle assemblee. I contratti in oggetto riguarderanno oltre 3.500 lavoratori. L'accordo con il quale l'ILVA si è impegnata ad integrare il 10% alla fine del 2014 in caso di positiva redditività è stato siglato da FIM e WILM. Gli agenti della sezione volante della Questura di Taranto hanno arrestato per furto aggravato in concorso Francesco Comegna, tarantino di 45 anni. Intorno alle 21 di ieri, un agente libero dal servizio nel transitare in via Blandamura ha notato due uomini nel deposito Enel intenti a caricare su una Peugeot 106 dei cavi elettrici appena asportati. Il poliziotto, dopo aver allertato il 113 per evitare che i due ladri potessero far perdere le proprie tracce, ha agito da solo, riuscendo però a bloccarne solo uno. Comegna è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima di questa mattina. I cavi elettrici in rame bianco, che erano custoditi nei depositi Enel in attesa di revisione per il successivo riutilizzo, per un peso complessivo di circa 150 kg, sono stati posti sotto sequestro. In corso le ricerche del complice. Quattro persone sono state denunciate dalla polizia per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Intorno a mezzanotte in via Pisa erano stati segnalati al 113 due individui che frugavano in un furgone. Sul posto i poliziotti hanno accertato che il vetro del cruscotto posteriore del mezzo era stato infranto e i cavi elettrici per l'accensione erano stati divelti. Nel frattempo gli agenti hanno notato una Fiat Punto con i vetri oscurati che si allontanava a gran velocità. Un paio d'ore dopo l'auto è stata rintracciata in via Fiume. I quattro soggetti a bordo, tutti con precedenti di polizia, erano in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, tra cui un piede di porco, un martelletto frangivetri, due spadini, una torcia e alcuni cacciavite. Pertanto sono stati denunciati. I carabinieri di Taranto hanno denunciato due giovani per possesso di circa 40 grammi di hashish nel corso di uno specifico controllo al Borgo e in Città Vecchia. I militari del NAS hanno elevato sanzioni per 4.000 euro nei confronti di quattro attività commerciali in via Duomo per violazioni in materia igienico-sanitaria. Inoltre, a carico di due esercizi sono state avanzate proposte alla competente autorità amministrativa per la successiva sospensione sino al ripristino delle condizioni sanitarie necessarie. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Thank you.